Costituzione nata dalla Resistenza è patrimonio di tutti. La sovranità appartiene al popolo e questo popolo vuol far valere le proprie ragioni, i principi, i diritti, la democrazia, la libertà. Non sono merce di scambio. Il Senato ha appena approvato la riforma dell'articolo 138 che introduce una procedura accelerata e anomala nella modifica della Costituzione. L'ANPI ha organizzato un presidio qui di fronte al Senato. Le ragioni della vostra opposizione alla modifica del 138 e più in generale il processo di riforma della Costituzione? Allora, il punto fondamentale è il fatto che l'articolo 138, essendo quello appunto che regola le modalità di modifica della Costituzione, è un punto chiave. Se quell'articolo viene scardinato e nella forma proposta è effettivamente uno stravolgimento del significato originale del 138, poi si apre la strada a fare sostanzialmente qualsiasi modifica alla Costituzione, compresa quella che per noi sarebbe assolutamente distruttiva dell'introduzione della Repubblica Presidenziale. Sappiamo molto bene in Italia che cosa succede quando si dà troppo potere a una persona sola. E fra l'altro questa modifica dell'articolo 138 non è solo destabilizzante, ma è proprio stupida, perché nella forma in cui viene proposta diventa estremamente facile per qualsiasi maggioranza quella di cambiare la Costituzione. Corriamo il serio rischio che praticamente a ogni nuova elezione ci siano i numeri per poter effettuare una modifica della Costituzione, destabilizzando completamente la nostra Repubblica. Due settimane fa decine di migliaia di persone in piazza per dire no all'attacco alla Costituzione, poi c'è stata una mobilitazione anche intellettuali che hanno preso posizione contro questa modifica, eppure il Parlamento è sordo ad ogni pressione esterna. Ma questa è una cosa che è tutto sommato abbastanza prevedibile, perché è evidente che non basta una manifestazione, seppure molto partecipata, per cambiare il quadro politico attuale, perché in realtà di questo si tratta. Quindi quello che è necessario è un lavoro di sensibilizzazione di tutta la popolazione, per cui se si riuscirà ad arrivare al referendum, e questo è un compito che noi affidiamo ai parlamentari iscritti se non altro all'ANPI, quello di votare contro questa modifica. Speriamo appunto che si riesca almeno ad andare al referendum e in quell'occasione che poi il popolo italiano respinga questo stravolgimento della Costituzione nata dalla Resistenza. Ma si può cambiare la Costituzione nata dalla Resistenza contro l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia? Beh, vorrei dire che non è possibile, posso dire che è concettualmente impossibile, ahimè è quello che sta succedendo.